Buonasera, dallo studio 1 di Campania Felix abbiamo un'avvocatessa, Margherita Siniscalchi. Buonasera. Bene, Buonasera, buonasera a tutti. io so che lei ha duplice funzione, sia quella di avvocato penalista, ma anche si interessa della municipalità, della quinta municipalità, se non sbaglio. Quindi io però Sì. parlerei un attimo da utente delle strutture penali in questo momento in Campania, quali sono i suoi problemi e quello che sta incontrando. Ma sicuramente il sistema giudiziario attuale, sta attraversando non pochi problemi. Già l'organizzazione del Tribunale di Napoli, chiaramente prima della fase 1, intendiamo prima sempre della fase 1 e non parlo della fase 2, comunque, aveva sviluppato un po' di disorganizzazione, perché comunque dobbiamo constatare che il Tribunale di Napoli, è tutto sviluppato, oltretutto in verticale, non orizzontale, quindi abbiamo, ascensori che molto spesso si riempiono di avvocati, quindi chiaramente la prima cosa che è stata chiusa è stata proprio quella del Tribunale di Napoli, anche perché non pochi sono stati anche i contagi nella fase 1. Adesso, con la fase 2 stiamo ulteriormente rallentando quello che è proprio il nostro sistema giudiziario, e anche perché, dopo un periodo di blocco e di fermo, chiaramente, i cancellieri e, quindi, insomma, tutti coloro che, i dipendenti che lavorano appunto nel Tribunale, hanno notevoli difficoltà perché il lavoro è aumentato chiaramente. E se alcuni uffici prima quindi avevano difficoltà, adesso sono, ripeto, aumentate. Basti pensare per esempio a quello che è la Corte d'Appello, che, diciamo, in un unico ufficio racchiude praticamente tutte le sentenze di tutti i GIP, di tutto il Tribunale, non solo del distretto di Napoli, ma di tutto il distretto praticamente, appunto di Napoli in generale, quindi di tutti anche gli altri distretti, non solo di Napoli, per cui è chiaro che il lavoro risulta insomma peggiorato. Oltretutto abbiamo anche una situazione per cui non si può andare in tribunale, gli avvocati possono soltanto, parlo chiaramente dal punto di vista penale, sviluppare udienze con detenuti oppure che necessitano di custodie cautelari, quindi di misure cautelari, e quindi il resto di tutte le udienze vengono rinviate d'ufficio, quindi molto spesso anche per fare adempimenti bisogna insomma prenotarsi, e anche questo sta creando una notevole difficoltà. In questo momento l'Ordine degli Avvocati come si sta comportando nei confronti delle istituzioni? Ma è chiaro che l'Ordine degli Avvocati da sempre è in prima linea nel cercare di agevolare il lavoro degli avvocati, quindi lo fa in tutte le maniere possibili e immaginabili. In passato abbiamo fatto tantissime manifestazioni, chiaramente, e adesso, diciamo, lo facciamo, chiedendo proprio aiuto, al Ministero affinché possa in qualche modo creare delle linee guida, delle indicazioni che possono, al meglio cercare di agevolare gli uffici dei magistrati, anche quindi ordinari, e cercare di fare in modo che non sviluppino da soli quelli che sono delle indicazioni, e quindi creare ancora più confusione, Lei è chiaramente. una penalista, come vede questo processo penale fatto a distanza via web? Beh, il processo da remoto chiaramente, anche quello crea notevoli difficoltà. Basti pensare a un processo, anche per esempio con detenuti, dove il detenuto, comunque non può molto spesso quindi vedere il suo avvocato, avere, diciamo, davanti il magistrato che, appunto, dovrà in qualche modo occuparsi di lui. Quindi, insomma, è difficile poter, sviluppare un processo in questa maniera, ma non solo chiaramente con i detenuti, ma anche con processi con dei testimoni. Insomma, è chiaro che abbiamo avuto le nostre difficoltà, perché anche quando si trattava per esempio di processi con tanti imputati, quindi, è chiaro che non c'erano gli spazi. Per esempio ci sono processi con 9 imputati e quindi è difficile portarli avanti in un'aula chiaramente in cui si è in tanti, per cui insomma mi rendo conto delle difficoltà, però il processo
processo a distanza e quindi parliamo anche quindi dello smart working in generale per coloro quindi che lavorano da casa, diventa veramente difficile, perché se non si ha la strumentalizzazione adatta e quindi un buon sistema, chiaramente diventa complicato l'organizzazione e non crea una grande trasparenza, un grande contraddittorio, ecco. Bene, abbiamo parlato dell'avvocatessa, torniamo un attimo alla consigliera di municipalità. Ma questa città di Napoli, con tutti questi problemi, avrà un futuro diverso? Sicuramente Napoli è una città che comunque è riuscita in qualche modo a reagire anche a questo periodo di reclusione di grande difficoltà. Sappiamo di un'emergenza quindi a livello quindi internazionale e mondiale, per cui non era semplice da un giorno all'altro quindi non fare più quello che si svolge nel quotidiano, però Napoli ha reagito bene e sicuramente è una città che ha dato comunque ha fatto molti sforzi e adesso sta cercando comunque di ripartire. È importante ripartire soprattutto per quanto riguarda l'economia. Tantissimi lavoratori purtroppo hanno visto completamente devono ripartire assolutamente, perché per 2 mesi non hanno potuto lavorare e quindi l'economia di questo paese deve ripartire, e in particolarmente quindi Napoli assolutamente deve riprendersi. Oggi abbiamo iniziato proprio con la riapertura dei negozi, giovedì si riapriranno chiaramente i bar e i ristoranti. Io sono ottimista da questo punto di vista, penso fortemente che è una città che saprà in qualche modo reagire anche a questa ripresa, ecco, come ha fatto appunto quando invece c'era da stare in casa e quindi da tutelare la salute dei cittadini. Io le volevo chiedere, molti criticano le municipalità come un'istituzione che, non avendo fondi, non ha la capacità di poter incidere nella vita sociale della comunità. Qual è la sua posizione? È chiaro che il governo in questo momento sta facendo notevoli sforzi per cercare comunque di far ripartire l'economia. In qualche modo si è cercato di tutelare chiaramente tutte le categorie e anche dal punto di vista sociale è stato fatto molto, perché anche ad esempio con il Comune di Napoli, soprattutto nel periodo dell'emergenza, si è pensato a tutte le famiglie in difficoltà e quindi dal punto di vista sociale abbiamo soprattutto supportato chi economicamente aveva bisogno appunto di essere supportato, e con la spesa amica ad esempio abbiamo avuto moltissimi riscontri. C'è stato tutto sul nostro territorio una grande proprio catena proprio di tra gli esercizi commerciali del genere alimentare, chiaramente, in più tutte le associazioni del territorio che hanno fatto rete, e in questa maniera abbiamo cercato comunque di aiutare chi era in difficoltà. Quindi sicuramente si sta cercando di ottenere tanto, però è vero anche che per esempio questa emergenza sanitaria ci ha fatto capire quante molte situazioni, ha portato alla luce molte situazioni negative, ad esempio quella degli anziani. Purtroppo è stato visto che in molte case di cura moltissimi anziani sono morti per Covid, anzi la maggioranza in Italia dei deceduti da Covid sono appunto anziani e soprattutto nelle case di cura, quindi questa è una situazione che ha creato non poco conforto. Si è vista una società chiaramente poco amica degli anziani, quindi secondo me bisogna incidere soprattutto su questa categoria anche. Tornando sugli anziani, la sua è una delle municipalità con un numero elevatissimo di ultracentenari, se non sbaglio, forse il numero più elevato nella città di Napoli. Certo, sicuramente il nostro quartiere ha tantissimi anziani che devono essere ancora tuttora tutelati, perché è importante capire che comunque sebbene abbiamo superato questa fase 1 e quindi comunque abbiamo cercato di far fronte a questo problema, comunque ancora oggi bisogna cautelarsi, prendere le giuste distanze e usare la mascherina, proprio perché il nostro quartiere ha tantissimi anziani e questo virus pare che abbia colpito soprattutto quindi gli anziani, quindi è importante tutelarli da ogni punto di vista. Bene, io credo che noi col nostro discorso di oggi abbiamo toccato due argomenti che sono a cuore a tutti i cittadini, ossia sia la municipalità sia il lavoro delle procure e il lavoro di voi avvocati.
la vorrei qui in studio fisicamente, in modo che possiamo anche affrontare le tematiche più da vicino, perché Skype è meravigliosa, però io dico sempre che i nostri vecchi contatti sono i migliori. Volevo anche ricordare una cosa, io sono stato con lei in un convegno sulla violenza sulle donne, se ricordo bene. Bene, questa è un'altra piaga che la società non è riuscita ancora a risolvere, il suo impegno in materia. Sì, no, è vero, assolutamente. Infatti, mi ha preceduto anche di questo volevo parlare, e, in particolar modo bisogna capire che in periodo anche, quindi in questa fase 1, Forse abbiamo un problema tecnico che in abbiamo questo visto momento. poche vittime. Un secondo solo. Vada, vada. Sì, non pochi sono stati i problemi per quel che riguarda la violenza contro le donne. Anche in questa fase 1, sicuramente molte donne sono state vittime di violenza. Proprio il 3 maggio, quasi alla fine del lockdown, c'è stato anche uno stupro a danno di un'infermiera di Avellino. Ne ha parlato molto la cronaca di Napoli e quindi è importante anche assolutamente riprendere questo aspetto perché le donne vanno tutelate, molte donne rimangono ancora fragili e c'è stato anche un numero, il 1522, a cui si poteva chiamare in momenti quindi di grande esasperazione, di grande violenza, perché ricordiamoci che chiaramente la fase 1 ha previsto di stare completamente in casa e di uscire soltanto per necessità, e quindi era normalissimo che ci potessero essere comunque dei casi di violenza all'interno delle mura domestiche. Ricordo che chiaramente la violenza contro le donne è soprattutto una violenza all'interno delle mura domestiche. Quindi è importante riprendere anche questo discorso e soprattutto divulgare quello che è la cultura proprio al rispetto delle donne, da non dimenticare mai. Ancora volevo precisare anche un'altra cosa, c'è stato anche un episodio di bullismo al Pineta dei Colli Aminei lo scorso 8 maggio. Anche di questo mi sono occupata proprio perché facciamo tantissimo nelle scuole, curiamo tantissimo questa piaga sociale che purtroppo non termina e non terminerà nonostante questo momento che abbiamo vissuto, perché bisogna stare molto vicino alle famiglie di questi ragazzi, ragazzi che scatenano una grandissima aggressività e molto spesso non dialogano in famiglia, e aggressività a volte per futili motivi, magari di derisioni, di vendette stupide, per cui è importante stare vicino in questo momento non solo chiaramente alle donne, ma anche alle famiglie in generale, far capire quanto è importante l'educazione dei propri figli e soprattutto divulgare cultura anche all'interno delle famiglie, affinché sempre di più, ecco, si sviluppi quello che è amore, attenzione e cura per gli adolescenti, che anche, loro chiaramente hanno vissuto un momento di grande Questo ce lo difficoltà in questo auguriamo periodo. sempre, indipendentemente dai ruoli e da quello che la vita ci propone. Bene, io la volevo ringraziare per la sua presenza e l'aspetto qui quando vuole. Grazie, Grazie e alla prossima. grazie, grazie.